Questo è un problema perché nel passaggio sappiamo benissimo che c'è sempre chi ci rimane incastrato dentro. D'altronde, prima o poi bisogna dire qui c'è un limite, adesso passiamo al di là. Si possono fare delle forme di deroga, magari dire guarda fino al chi ha presentato la domanda fino a X prima, magari rientra in un determinato contesto di criteri. Dopo un certo termine non c'è più possibilità. Però noi abbiamo visto che ci sono anche tanti casi che danno più possibilità rispetto alla fotografia attuale. Nel senso che attualmente magari motivatamente era anche penalizzato molto il cittadino. Riguardando questa zonizzazione abbiamo scoperto che magari poteva essere retrocessa un po' la penalità e dare un po' più spazio laddove c'è la possibilità. Se però uno è in una situazione disperata è difficile che non riesca a questa situazione. Però in molti casi che si sono arrivati vedono una prospettiva di miglioramento, altri no. O magari abbiamo trovato delle zone che prima non erano così penalmente classificate e poi abbiamo scoperto che invece sono fenomeni famosi che si muovono 2 centimetri all'anno. Per forza di cose adesso diventa penalità elevata. Ma perché prima non si avevano gli elementi conosciuti, non perché era sbagliato. Il territorio si conosce negli anni, si fanno indagini, che prima non sembrava instabile, adesso non si conosce come effettivamente instabile. Avrei due domande sui crolli. Parametri di ingresso e livelli di simulazione, come avete scelto? Allora noi usiamo... Anzi, la seconda, poi, quando avete avuto i risultati, avete fatto una validazione dei risultati sul campo? Sì, allora, siccome il territorio trentino è 6.108, quindi con 6.112 quadrati, è impensabile di conoscere nel dettaglio tutte le variabili delle singole zone, anche perché cambiano anche litologicamente, quindi anche come massi di crollo di progetto, diciamo, che so, a Caoria ci sono i graniti e ci sono volumi che sono, se uno vede le foto degli anni 60, c'è un 600, 500, c'è un masso che sarà la metà di questa stanza. Se vado sul metamorfico magari ho dei massi più piccoli anche in funzione della popolazione. Quindi sono dei modelli, noi abbiamo usato il Rockyford 3D, che è un programma riconosciuto a livello europeo, ha delle release che variano un po' probabilmente l'algoritmo, ma si tratta di piccole cose. E questo cosa fa? Consente di modellare il territorio con delle griglie a cui si assegnano i parametri di luminosità derivata o di risposta al balzo, quindi del coefficiente di diffuzione. E quindi gioco forza, però bisogna fare dei modelli in base alle rocce, non è che possiamo avere una diversificazione estrema. E quindi è un modello che si avvicina sempre di più anche sulle aree sorgenti, fissiamo dei parametri di inclinazione, vediamo se sono affioramenti reali o no della carta geologica. Dall'LIDAR vediamo la morfologia, se sono rocce affioranti oppure no. Spesso andiamo sul terreno a verificare. Quando ci sono eventi di crollo rivalutiamo il modello e lo ritariamo. La stessa carta dice che laddove poi un tecnico, anche professionista, faccia degli studi di dettaglio approfonditi, se ci consegna la relazione, noi valutiamo inserendo i parametri rilevati sul terreno. Ad esempio mi dice che non ci sono massi sopra ai 2 metri cubi, mentre il modello valutava anche da 2 a 5 possibili. Allora noi reinseriamo i dati e se lo studio è serio, insomma, modifichiamo poi la classificazione.
Quindi è insieme una cartografia di indirizzo, ma che comunque fa un esame della diciamo che dal punto di vista semantico sarebbe più propriamente una carta della suscettibilità ai crolli. Ecco, se vogliamo essere precisi, la vera carta della pericolosità presupporrebbe un rilievo di dettaglio, ma è impossibile, insomma, farlo. Quindi bisogna accettare dei compromessi sapendo che comunque non è statica, è modificabile. Però tutti gli eventi che abbiamo riscontrato calzano abbastanza in un intervallo di confidenza abbastanza vario, non è che abbiamo mai preso grandi cartonati. Semmai comunque è meglio stare leggermente più cautelativi, perché nella realtà si vedono massi che viaggiano molto in maniera anomala o vanno in direzione anomala. Tanto per fare un esempio, un'altra particolarità, qui non possiamo tenere conto della variabile terreno gelato, ma noi abbiamo dei mesi invernali in cui il terreno è gelato e la risposta è peggiorativa. Ho visto massi saltare recinzioni quasi a fondo valle che in condizioni estive non le avrebbero mai saltate. E questa non possiamo fare una carta stagionale, però ha un leggero difetto cautelativo su questo aspetto, per esempio, però magari è più cautelativa in altri parametri, quindi alla fine arriviamo lì. Altre domande? Prego. Io mi occupo dei controlli dei piani dell'esame del pericolo nell'Alto Adige e quindi faccio sempre un confronto con le nostre carte un po', e mi chiedo come avete fatto voi a valutare questo tempo di ritorno dei crolli, perché noi ci troviamo un po' in difficoltà e vedo che avete anche voi segnato delle zone gialle che nel Buval sono più spostate verso destra. Mi chiedo che criteri avete scelto. Allora, il tempo di ritorno è una delle grosse pecche dei crolli, perché sappiamo benissimo che statisticamente non ha alcun valore. Uno mi dica che sono caduti tre massi sulla statale della Gardesana a chilometro tale, è una statistica che lascia il tempo che trova, insomma, no? Nel senso che non ha nessun valore statistico vero e proprio. Quindi questo è uno degli aspetti problematici dei crolli, perché o non abbiamo informazioni e quindi è una probabilità stimata, insomma, però sarebbe un elemento importante. Mentre però per le problematiche idrogeologiche aiuta un po' di più, perché comunque uno ha una statistica sulla pluviosità, sui fenomeni alluvionali, le esondazioni. I crolli è difficile, anche se parlando anche con Mayer, lui dice che è semplice, non è vero che è così semplice, per cui bisogna accettare le limitazioni, e se uno facesse uno studio di dettaglio potrebbe già addentrarsi in criteri di possibilità di distacco, no? Va a vedere le fratture, vede che sono aperte, sì, che sono radici, allora genera una possibilità di distacco. Proprio questo lavoro, vanno lì, guardano se il masso magari ha delle fratture aperte, se è pieno di muschio, e in questo senso... Sì, però è improponibile di farlo sul territorio, un lavoro del genere. Da noi viene fatto perché da noi non è la provincia che fa... Il pericolo, perché ogni comune fa il suo piano e carica dei tecnici, quindi per un gruppo di tecnici è possibile. Infatti noi siamo anche un po' è un po' il senso di quello che dicevamo prima, poi deleghiamo ad un futuro approfondimento di zone. È vero che non serve studiare tutto il territorio, interessa poco che sulla parete nord della presa nella sia dei crolli, se non per chi ci va per scalare, ma il senso di quello che dicevo prima, con gli studi, gli approfondimenti, cerchiamo di carotare quelle zone e di migliorarle. In questo momento non è fattibile, anche perché la provincia ha scelto di non delegare i comuni, provincia di Trento, un po' per garantire l'omogeneità degli studi
danno delle linee guida dell'amministrazione civile, uno lo fa in un modo, l'altro lo fa in un altro. Allora è meglio avere il controllo sull'indirizzo generale, dopodiché con delle linee guida o delle richieste tecniche ben specifiche, delegare a degli studi di volta in volta, dire, chi fa un intervento mi presenta degli studi dove ha visto che i massi arrivano al massimo mezzo metro cubo, che ci sono fratture ma chiuse e non ci sono radici, ok, allora la possibilità di distacco si abbassa e la pericolosità magari la riduciamo. Però farlo a priori, ripeto, siccome i comuni non vengono coinvolti anche per problemi ovviamente economici e di omogeneità, questo per noi era l'unico modo di procedere, anche se alcune cose dell'Alto Adige le abbiamo viste e ci sembravano interessanti, soprattutto cose che però mi sembra che adesso siano un po' riviste, ad esempio sull'uso del suolo, su delle categorie diversificabili, perché ovviamente l'autostrada e un insediamento abitativo non è parificabile al sentiero o al percorso escursionistico. So che lì c'era stato fatto una diversa classificazione di gruppi, di ambiti di uso del suolo. Era una delle cose che ci piaceva e che valutavamo se poter in qualche modo, almeno in maniera semplice, implementare. Adesso non era ancora stata fatta questa cosa. Questa cosa è quella fatta dal PGUAP, pur con dei limiti oggettivi, ma insomma era già un tentativo di... Probabilmente lo svilupperemo adesso e riprenderemo nell'ambito della carta generale dei rischi. Ma cosa mi sono accorta, perché sempre faccio il confronto un po', che quando ci parliamo dobbiamo stare attenti, perché non per noi... Noi abbiamo anche noi le zone rosse, blu e gialle, però per noi le zone rosse sono pericolo molto elevato, zone blu pericolo elevato, zone gialle pericolo medio, non esiste il pericolo basso, quindi parlando meglio parlare di zone sì. Rosse, gialle, blu e non di alto. Abbiamo visto anche questo. Perché se no... Non ci siamo trovati appena in difficoltà perché... A monte erano state costruite delle leggi urbanistiche che definivano dei criteri e noi siamo andati a operare a valle con delle cose già definite che abbiamo anche provato a dire non sarebbe il caso di modificare la legge, dicono no, la legge urbanistica non si tocca e quindi ci siamo trovati in alcuni ambiti un po' incartati su delle definizioni che per me non sarebbe un problema. È così grave, insomma. Sì, io ho tutta una serie di domande in realtà. Cominciamo con la prima, poi vediamo. E la presentazione che è stata fatta è ovviamente molto interessante, ma in qualche modo riflette, no, il fatto di avere di fronte anche un pubblico tecnico, no? E no, mi chiedo se voi avete mai ragionato sul fatto di, per esempio, no, che questa carta poi deve essere anche fruibile dal cittadino qualunque. E sì, dopo viceversa volevo fare, siccome qui abbiamo anche un collega giurista e volevo intervistare lui nel senso di dire, ma tu di tutto questo che cosa hai capito? Molto interessante. Ecco, in verità ero un po' interessato dall'approccio alle carte, perché insomma mi è capitato di provare ad avere accessibilità che non conosco provinciale, cartografia, non è sempre così facile. A questo proposito devo dire che noi avevamo pensato a una fase informativa di diffusione e quindi sfrondare un po' l'aspetto tecnico e fare della partecipazione al pubblico. Avevamo previsto di fare degli interventi in comunità di valle, comuni, magari per ambiti, e quindi chiaramente differenziare queste cose, no? Su quello siamo stati un po' stoppati, nel senso che era uno dei nostri intenti, ma c'è
stato detto di no, cioè fermi tutti per il momento. No, nel senso che noi avevamo previsto di fare la fase partecipativa in formazione sul territorio, però è stato scelto di aspettare un ulteriore passaggio. Dopodiché presumo che potremo fare questa cosa un po' più divulgativa, anche a livello di ricaduta, dire cosa significa che io mi trovo l'edificio in un'area blu. Questo noi lo stiamo facendo verso le persone che vengono ovviamente a chiederci nei nostri uffici, spieghiamo un po' di cose, anche di che cosa significa avere un determinato esame. La fase partecipativa vera e propria è rimandata a un momento di decisione, diciamo, più politica che altro. Curiosità delle cose che pensavo è la modificazione della qualificazione della zona, insomma della pericolosità, il riflesso che ha sul valore economico degli immobili normalmente è qualcosa che... Allora, noi non ci siamo ancora posti questa problematica a livello proprio giuridico, perché teoricamente la cosa corretta sarebbe che noi predisponiamo gli aspetti tecnici, poi spetterebbe al decisore o al settore più dedicato stabilire, diciamo, un servizio geologico in realtà dovrebbe fare l'analisi dei fenomeni. Non sarebbe nostro compito entrare nelle prospettive delle ricadute economiche, no? Sarebbe più un compito di strutture dedicate, un servizio urbanistica, affari legislativi. Questo sarebbe stato un percorso che avevamo provato anche a fare, di dire vi consegniamo l'analisi del territorio, dopodiché c'è qualcuno che lo trasduce, però non è sempre facile, nel senso che comunque il decisore chiede sempre di sconfinare anche in un ambito che non è propriamente il nostro, nel senso che il nostro compito sarebbe stato il carico della petizione. Tutto quello che viene dopo dovrebbe essere costruito da altri, diciamo così. Quindi questi aspetti sinceramente non sono mai stati presi bene in considerazione, forse sbagliando, perché ci sono delle situazioni un po' dubbie, non bisogna nasconderlo. Però abbiamo visto che spiegandolo direttamente, anche in casi negativi, abbiamo ottenuto dei risultati, abbiamo fatto capire che è interesse, non voglio fare esempi rintracciabili, diciamo così, ma l'imprenditore che viene, che vuole fare una speculazione, insomma, in un terreno dove c'è una frana, abbiamo convinto che non è il caso, perché dopo si trova a dover affrontare delle cause civili con chi ha acquistato e scopre di essere su una frana. Allora abbiamo convinto a fare delle scelte diverse, è stata accettata questa cosa. Dovrebbe già essere riconoscibile la fattispecie, no? In questo caso, per esempio, no, perché cioè, c'è una cosa che mi stupisce un po', no? È che l'imprenditore viene e contratta direttamente con voi. No, non è che contratta. Presenta un progetto, no? Sì. Uno presenta un progetto e noi diciamo, ma scusa, non hai visto che qui c'è una frana attiva, magari ci sono degli inclinometri, oppure qui ci sono dei crolli, ci sono dei massi. Magari aveva fatto delle indagini, delle relazioni, dei progetti non completi. Quindi delle volte gli si dice studia bene, fai studiare bene il tuo consulente. Era nella fase di presentazione di un progetto preliminare, in cui però era consentito dalle norme urbanistiche in qualche modo, perché se magari era già in una situazione un po' borderline, ecco. È che era area tranquilla. Però potrebbe esserci anche il caso che uno X anni fa ha comprato un terreno edificabile in un'area con una penalità medio, bassa o nulla, e fra un anno, non so quali sono i tempi di entrata in vigore, ma fra un anno
livello economico quasi azzerato. In realtà sono casi più rari, sono più casi che si risolvono, nel senso che non sono tantissimi. Sì, però casi. Se posso, nel 90% dei casi il cittadino deve ringraziarsi, perché gli diciamo sì, esatto, che forse lui da 10 soldi. No, uno. Il primo l'ha già comprato. Sì, però se costruisce si butta via un patrimonio perché magari dopo gli viene una cifra. Però veramente non sono forse tanti caso. Casi, perché le aree rosse le abbiamo noi, tante cascano in alta montagna, quindi è difficile che uno si faccia da casa nel canalone lì di mezza corona. Poi abbiamo anche un altro caso. Sono veramente pochi e quindi è un effetto collaterale. Dal nostro punto di vista abbiamo un altro caso, che c'è chi non aveva conoscenza del fenomeno, ha costruito e dopo accade l'evento anche di modesta entità e vuole che la provincia protegga. Abbiamo il caso di una vettura, ha avuto la licenza, ha fatto la corsa perché arrivava la carta, non so perché, ok, adesso ci chiede 150.000 euro di protezioni. Quella è la foto che abbiamo visto? No. Quindi su queste, quindi al 90% dei casi ci accettiamo. Questa questione era nata di più nel 89 quando è nata il adesso sono veramente pochi questi casi. Ne abbiamo contati sulle dita di una mano, di casi che si trovano veramente in difficoltà, veramente pochi, sono molti ma molti di più quelli che vedono una prospettiva di risoluzione, non in dolore, magari si devono fare delle opere, ma rispetto a prima che erano bloccati totalmente, quindi diciamo che è più che accettabile come conseguenza negativa. Però facevo un ultimo esempio, a noi succede spesso che ci sono casi in cui c'è il cittadino, magari è successo anni fa, ma c'erano dei cittadini che hanno insistito e diciamo sono rotto le scatole che volevano costruire, dicendo non c'è pericolo, ma cosa rompete le scatole, quindi vogliamo costruire, a forza di dare gli hanno fatto fare una casa. Poi ci sono stati dei fenomeni, si fanno delle opere di protezione, adesso arrivano, siete stati voi a dirci che possiamo fare la casa, dovete darci i soldi per spostarci e farne un'altra parte. Ecco, si arriva a casi tipo, dove la gente prima vede le cose in un modo, dopo le vede in un altro. Quella forza di dai è un po' preoccupante. Comunque, do la parola a Pierpaolo. Non era nostra. Cioè, comunque non era il nostro criterio, si va a cambiare il valore della casa, cioè non è un criterio diciamo completamente arbitrario, cioè non è come uno che a un certo punto dice quel terreno lo faccio area, gli faccio perdere il terreno, è un elemento non arbitrario la pericolosità, è esistente già prima. No, ma non sto sindacando che sia giusto o sbagliato. È che la possibilità di sindacare singolo ha comportato un danno economico, sì. Perché non si è tramutato in un danno fisico, ok? In qualche caso e comunque anche non è possibile che non esista. Sì, però scusa se intervengo, il danno economico ce l'ha nel momento in cui dagli approfondimenti verifica che c'è il fenomeno. Perché se dagli approfondimenti vede che è borderline e vede che eventualmente dopo gli approfondimenti. Si può tornare indietro, voglio dire, se è vero quello che... Sicuramente ci sono situazioni in cui, magari ce l'avevano anche prima, hanno l'area da casa in area rossa e quindi dicono, cavolo, se io voglio venderla domani, me la deprezza, e quindi chiede, mettetemela bianca, area gialla. Questo è impossibile. Oppure abbiamo casi di gente, uno è venuto e fa, voglio che mettiate tutto a rischio intorno a casa mia, perché... Perché così non costruisce. Era un giurista. Allora, abbiamo visto, possiamo capire da quello che è stato raccontato anche adesso durante le risposte alle domande, quanto conti e quanto paghino conoscenza e comunicazione. Quindi conoscere sempre meglio e comunicare sempre meglio, far partecipare tutti gli attori e utilizzare tutte le scienze, quelle giuridiche, quelle legate alla comunicazione, quelle amministrative, quelle tecniche, è fondamentale e in questo, come dire, il progetto europeo Franca in cui siamo coinvolti e per cui siamo qui, questo progetto europeo lo affronta in maniera integrale. E quindi siamo anche contenti di vedere
che il lavoro che si sta svolgendo all'interno di questo progetto europeo è sentito e condiviso poi da tutti i relatori che si sono alternati in queste due giornate di studio. E se non ci sono quindi ulteriori domande, abbiamo l'invito adesso a una breve pausa e poi tireremo le somme proprio con Rocco che prenderà la parola subito. Prego. Con altre domande che prenderà la parola subito dopo la pausa. Mi sarebbe piaciuto creare un po' di polemica con il nostro ultimo relatore chiedendogli quali sono le competenze tecniche che contano in ambito idrogeologico, ma no, stiamo solo parlando di ambito tecnico, perché poi abbiamo citato il politico, proprio seguendo, mettendo giù nell'operazione degli ultimi minuti il politico, lo statistico, c'è anche lui deve dire la sua, perché ci sono tre sassi. Però tre sassi a regolare ogni 10 anni, per 100 anni, vorrei vedere qualcosa, non è nessuno questi dati, quindi al massimo c'è lo stradino di raccoglitore di dati, sono venuti giù due sassi, c'è poi il forestale, il idrologo, il modellista dei fenomeni, cioè, Franco Rigona ha presentato la settimana scorsa, ha fatto un'esposizione di tutti i processi, di quasi tutti i processi. Ho parlato degli aspetti idraulici. No, ma comunque vedi, sarebbe interessante anche fare domande di questo tipo all'interno dell'uscibile tecnico, anche perché magari c'è un giornalista seduto e capisce a chi deve rivolgersi per capire qualcosa quando c'è uno smottamento, barra di lavamento. Alcune cose si intersecano. Parliamo ad esempio dei fenomeni. Poi rimane serio, sarebbe stato un interlocutore terribile su questo fenomeno. Ci sono dei fenomeni che non si sa bene. Passiamo alle colate granitiche in alta montagna, i bacini di montagna dicono non ci occupiamo di quelle lungo l'asta, ma non quelle non ci sono colate granitiche lungo l'asta. Vabbè. non si applicano per loro nei fenomeni diversamente, sarebbero in realtà sono un po' a cavallo, bisognerebbe interagire, insomma. E, ecco, quindi, insomma, poi ci sono ho dubbi, ma dopo dai, la gran parte dei casi sono un po' interpretabili, suddivisi. Sì, però non è così facile per un osservatore, diciamo. Infatti le mandano tutte a noi, dopo siamo noi che dobbiamo decidere a chi smistare. Va bene, grazie ancora.